Possiamo dire che Sana è una ragazza di seconda generazione, è una ragazza musulmana, ha una fede molto forte e nella stagione 4 noi vedremo molto più chiaramente il conflitto che vive Sana tra appunto la scelta di avere una fede così forte e la volontà, il desiderio di voler partecipare comunque a una vita sociale della scuola, quindi di avere delle amiche, di andare alle feste, di anche vivere una vita sentimentale, no? La difficoltà che ha Sana, che accomuna un po' molti ragazzi di seconda generazione, è quella di mettere a fuoco la propria identità, quindi ha difficoltà appunto a mettere a fuoco la sua identità e si sente incompresa, perché se da una parte il fatto di essere musulmana non la fa capire dalle sue compagne di scuola, dall'altra il fatto di voler andare alle feste, di voler uscire con le sue compagne, non la fa capire dalla famiglia e dalle sue amiche musulmane, che sono sicuramente un po' più conservatrici. Per questo Sana appunto si inizia a sentire incompresa e si sente sola, e come anche tantissimi ragazzi adolescenti ha paura, no? E quando uno ha paura tende un po' a chiudersi, a isolarsi e anche a comportarsi in maniera irrazionale. Una cosa molto molto importante per Sana è che diciamo tutti capiscano che il fatto di indossare il velo e di essere così religiosa sia una sua scelta, che non è assolutamente imposta da nessuno, tantomeno dalla famiglia. E detto questo, sì, insomma, anche per me è stato bellissimo conoscere Sumaya, è stato bellissimo lavorare con Ludovico, con Sumaya stessa, insomma, è stata un'esperienza meravigliosa e, come ha detto Sumaya, insomma, rimarranno dei legami molto molto forti. Malik è un personaggio, un ragazzo, un giovane ragazzo italiano di origini marocchine. È un personaggio che devo dire ho amato e mi ha toccato fin da subito dalla prima lettura della sceneggiatura, perché è sempre un piacere giustamente trovare un personaggio che abbia dei valori positivi di generosità, di saper vivere con gli altri che magari non si ritrovano spesso nei personaggi giustamente di origini maghrebine. Una delle cose giustamente che mi ha toccato di questo personaggio è la sua delicatezza, la sua generosità. È una persona che ama prendersi cura degli altri, che cerca di far star bene le persone attorno a sé. Anche se magari attraverso un semplice sguardo, magari un sorriso riconfortante. Ed è giustamente attraverso questi sguardi e questi sorrisi riconfortanti che Malik incontra Sana tramite suo fratello, cioè il fratello di Sana, che è un amico di Malik. Nonostante la sua giovane età, è riuscito forse a trovare qualcosa che gli altri ragazzi della sua età non hanno ancora trovato, un certo equilibrio tra il poter portare i suoi valori in cui crede, e poi trovare magari il suo posto nella società. E quindi sì, è giustamente questo suo equilibrio, direi, che incuriosisce Sana all'inizio e poi pian piano la farà anche forse innamorare durante la stagione. È anche un grande piacere e una grande emozione per me di far parte di una serie che giustamente permette di mostrare una realtà sociale di queste persone che magari non si vede, e giustamente io lo so quanto sia importante riconoscere se stessi in una serie televisiva o al cinema. Quindi sì, è una grande emozione per me far parte di questa serie che porta questi valori. Che aria si respira nella vostra generazione riguardo ai pregiudizi sui musulmani? O se magari ne conoscete qualcuno e c'è qualcosa del loro comportamento che vi incuriosisce, vi diverte? Penso per esempio a Sana che nel bel mezzo di una festa in un locale si chiude in uno stanzino per pregare, no? Ecco, se magari vi è capitato di assistere a un comportamento del genere, la cosa vi ha un po' stupito, magari anche divertito.
In realtà, col fatto di aver conosciuto soprattutto le figlie di Sumaya e anche altre persone musulmane, appunto per prepararmi al personaggio, devo dire che adesso sono miei amici, cioè sono rimasti i miei amici, quindi rispondo sì, conosco delle ragazze, dei ragazzi musulmani. E io non credo di aver mai avuto, cioè non mi è mai capitato di vedere male questa cosa, o magari se mi fosse capitata una sana non l'avrei vista assolutamente male. Non ho mai avuto un pregiudizio verso una donna musulmana, soprattutto perché per via del suo velo magari, no? Quindi se avessi visto, come mi è capitato tantissime volte, una donna con il velo per strada, non ho mai detto, non ho mai pensato soprattutto sarà costretta piuttosto che... anche perché sono una che... come filosofia, un po' ognuno è libero di essere chi vuole, di fare quello che vuole, e di certo non sono io che mi posso permettere di giudicare. Io stessa mi sento una persona che vuole essere libera di essere chi vuole, no? Quindi perché dovrei giudicare qualcun altro? Per quanto mi riguarda, io comunque sono italiano di origini marocchine io stesso, quindi sono cresciuto in una famiglia musulmana. E devo dire che, per quanto mi riguarda, l'ho vissuta abbastanza bene. Penso che sia io che la mia famiglia siamo delle persone che ci siamo sentiti integrati. Insomma, adesso io vivo in Francia, quindi adesso non sono più in Italia, ma sono cresciuto in Italia. E quindi non ho mai visto il fatto di essere musulmano magari come una cosa... come una cosa diversa. Per quanto riguarda la mia generazione, penso che dei cambiamenti stiano avvenendo piano piano, anche sicuramente, e so che una serie come Scam, lo credo e lo spero, potrà anche dare una luce diversa alla giovane generazione di musulmani in Italia. Credo sì che la nostra generazione sia più aperta, forse, lo spero, più aperta a conoscere l'altro, probabilmente perché giustamente siamo abbiamo un accesso diretto a internet, un accesso diretto a Netflix, a serie che ci arrivano, magari serie spagnole, serie francesi che ci arrivano nella lingua originale, le ascoltiamo in quella lingua, quindi cominciamo anche a conoscere l'altro senza avere sempre magari un doppiaggio e dover essere sempre nel proprio mondo, diciamo. Quindi questo magari aiuta anche un po'. Quindi direi che, per quanto mi riguarda, io vedo un cambiamento magari ancora un po' lento dalle produzioni, dal sistema audiovisivo per riconoscere queste persone allo schermo, però in generale nella nostra generazione sì, penso che ci sia un cambiamento positivo, lento ma c'è, secondo me.